Felice Halloween a tutti! Anche se Halloween non è propriamente una festa italiana, in realtà nell'ultimo ventennio è entrata a far parte della tradizione delle nostre celebrazioni. Quando ero bambina io ero solita festeggiarla, grazie ad un caro zio che viaggiava molto negli Stati Uniti e riportava per me e i miei fratelli molti doni, e poi ci preparava la zucca ornamentale che veniva svuotata e all'interno della quale venivano inserite delle lucine. Avrete capito che questa sera parleremo della zucca. La zucca ha origini antichissime. Pensate, in Messico sono stati fatti dei ritrovamenti di semi di zucca commestibile risalenti addirittura al 7000 a.C. E la zucca è diventata poi una parte della cucina italiana molto più tardi, nel XVI secolo, ed è entrata a far parte, diciamo, un po' della nostra tradizione in contorni, in minestre, ma la versione più famosa è nei famosi tortelli mantovani di zucca, che appunto appartengono alla bellissima città lombarda, Mantova. Io la uso tantissimo, la uso per preparare dei contorni, la uso al forno, la uso per fare dei risotti oppure per preparare delle minestre. È arancione e quindi ricca di caroteni e di provitamina A, ma anche di sali minerali, magnesio, fosforo e potassio. E spesso è indicata anche nelle diete ipocaloriche in virtù del fatto che ha pochi carboidrati. Oggi preparerò per voi un risotto zucca e speck. Un classico, ma con un ingrediente segreto che ovviamente vi rivelerò. Questa è Serata Italiana e sei su Scuola la Pasta. Rapida carrellata sugli ingredienti che ci serviranno oggi. Riso carnaroli. Brodo vegetale fatto da me secondo un'antica ricetta di cui vi dirò i segreti in un prossimo video. La zucca, la grande protagonista di oggi, dello speck e poi naturalmente per il soffritto useremo lo scalogno dell'olio, al termine di tutto useremo la crema di latte che vedete in questo bricco e l'ingrediente segreto che vi rivelerò più tardi. Per prima cosa taglieremo la zucca a cubetti piccoli. E adesso tritiamo lo speck in striscioline sottili. Versiamo dell'olio in padella e mettiamo lo scalogno a soffriggere. Quando lo scalogno imbiondisce, aggiungo lo speck. Dopo circa un minuto aggiungiamo la zucca. Dopo circa un quarto d'ora, con l'aiuto di una forchetta, schiaccio un po' la zucca. È il momento di mettere giù il riso. In questa prima fase del risotto, che si chiama tostatura, che è la parte più importante, in cui facciamo prendere al riso un po' il sapore degli ingredienti che lo condiranno. Bene, adesso che il risotto è perfettamente tostato, sarebbe il caso di sfumarlo con mezzo bicchiere di vino bianco. Ma come vi dicevo all'inizio di questo video, io utilizzerò il mio ingrediente segreto. Il mio ingrediente segreto è il brandy.
Il brandy che è forse più noto come cognac, ma questa è una versione italiana e ho scoperto che conferisce molto più sapore e molto più gusto a questo risotto con lo speck. Lasciamo evaporare. Noi abbiamo scelto un brandy tipicamente italiano, una ricetta che risale al 1888. È buonissimo e siamo molto orgogliosi che nella nostra Italia ci siano prodotti così straordinari. Ed ora proseguiamo la cottura semplicemente aggiungendo del brodo, un mestolo alla volta. Vi piacciono i risotti e la cucina italiana in genere? Bene, allora considerate di iscrivervi proprio adesso cliccando sul tasto iscriviti. È completamente gratuito. E se volete ricevere una notifica ogni volta che ci sarà un nuovo video, basta cliccare sulla campanella. Questo ci aiuterà a crescere e io vi ringrazio sin d'ora. Siamo nell'ultima parte della cottura del riso, dobbiamo aggiungere la crema di latte, che è un ingrediente essenziale perché agisce da legante tra il riso e il resto del condimento. Lasciamo andare soltanto un minutino. In una versione più magra si può usare anche il latte, ma naturalmente non è la stessa cosa. È il momento di spegnere. Vi ricordo sempre che il risotto bisogna spegnerlo quando è ancora un po' lento, perché bisogna aggiungere alcuni ingredienti, il parmigiano, e poi impiattarlo e poi portarlo a tavola. Quindi ci sarà il tempo perché tutta la parte liquida evapori un po' di più. Parmigiano sì o parmigiano no? Io sono favorevole al sì. Lasciatemi un commento per sapere cosa ne pensate. L'importante è che non ce ne sia troppo, perché c'è già forte il sapore dello speck, il sapore del brandy e quindi non vogliamo coprirlo. E intanto, prima di procedere all'impiattamento, voglio ricordarvi che i nostri video sono sia in italiano che in inglese e ne approfitto in particolare per salutare i nostri amici che ci seguono dagli Stati Uniti e dal Brasile. Ed ora a cena con i nostri amici. Vi aspetto al prossimo appuntamento qui su Scola la Pasta, The Italian Way of Making Food.